Eccoci tornati su Ark Survival Ascended, come sempre vi ringrazio per il supporto che state dando alla serie. Allora, per quanto riguarda oggi, vorrei provare a tornare in palude nella speranza di trovare magari un Deinosuchus. Allora, recuperiamo un po' di carne, come prima cosa, infatti già abbiamo fame. Allora, mangiare un attimino. Poi, vediamo un po'. La mimetica ce l'abbiamo tutta, quindi stiamo a posto. Poi abbiamo anche un po' di torte. E se riuscissimo a recuperare anche un paio di acatine, non sarebbe male come cosa. I sarco, diciamo, sono cresciuti. Il problema è che, insomma, tocca livellarli un attimino, altrimenti non ce la faranno mai a sopravvivere all'alfa, no? E nulla, a sto punto direi ce ne andiamo. Un attimo pensavo che tipo quello lì era un coccodrillo, ma in realtà è un Yuuzhan. Triste. E niente, ci vediamo tra un attimino, appena arriviamo in palude. Ecco, magari porta dietro un megaterio, poteva essere comunque un'idea, no? Almeno così se arrivava qualche Caprosuchus, o comunque se qualcosa ci rompeva le scatole, potevamo toglierla di mezzo, no? Allora, un attimino che qua ci sono dei ceratosauri, 115, 115, tutti 115, no, quello è 20. Insomma, fantastico, però 115 non è che proprio mi fa impazzire, onestamente. Allora, c'è da dire che cercare qualcosa dentro la palude non è proprio semplice, nel senso che purtroppo con tutti questi alberi è un po' un casino. Questo qui tipo 25, cavolo, manzarco comunque. Un altro sarco. Ma ci sono solo sarco, fatemi capire. Allora, coccodrillo, coccodrillo. Riusciremo a trovare un coccodrillo? Quel Baryonyx era tipo incazzatissimo. Ecco il coccodrillo. Livello? No, dai, livello 70 no, però. Allora. No, eccolo lì. Aspettate un attimo. Livello 80. 80 però è un po' triste. E ora va bene tutto, ma insomma. Qua ce n'è uno, livello 140, aspettate un attimo, 140 non è per niente male. Non volevo via questo. Ma è incazzato con noi, tipo. Probabilmente sì. Allora, un attimino, mettiamo la mimetica. Ora si è calmato. Io spero che si mangia questo qui dopo crocchetto, perché altrimenti è un fail pazzesco. Qual è la testa? What? Allora, mangiato, ma è tipo abbastanza permaloso, nel senso. Dove cavolo vai? Vabbè, raga, quello se n'è andato. No, no, aspetta un attimo, che l'ultima volta che un dino è uscito dal rendering è morto per cause misteriose. Facciamo che ti seguiamo, che non si sa mai. Raga, ma vedete questo, se non sta scappando. Ma va paranormale? Ah, sta inseguì Alfiomia. Ma che cavolo? Ora la vera domanda è: ma secondo voi mangia? Tra l'altro quanti livelli c'è andando? 19, dai, che tristezza però. Guardate che inseguo Parasauro. Ci credo.
Allora, guarda, tu allontanati da qui. Che sennò fai una finuccia veramente brutta. Tu stessa cosa, vattene da qualche altra parte. E come faccio a farti mangiare, però, se fai così? Paolo che morsi, che dire. Lei ci sono non si sa quanti allosauri. Se uscisse dall'acqua, si potrebbe anche fare un tentativo. Non mi dite che quei cosi ci fanno perdere il timing, perché ci potrei rosicare. No, efficienza 100%. Baryonyx, guarda, non è proprio giornata, vedi dove te ne devi andare, tanto per trovarlo, quello. Se ci vuoi rompere le scatole, hai beccato proprio l'episodio sbagliato. Da qui, comportate bene. Il problema... E ora, con tutta la buona volontà, ma come cavolo lo facciamo mangiare qui? La fa il pazzo in mezzo al mare. Carissimo Denosuchus, se tipo tu esci dall'acqua, forse possiamo anche farti mangiare, perché in acqua è un po' complicatuccio. Mettiamola così. Raga, ma se tipo lo piglio, non si piglia quello. Ma dico di più, ma devo pure far seguire da loro. Venite, guardate l'elicottero. Mamma mia, quanto è buono l'elicottero. Un po' metallico secondo me, però. Allora, questi si sono tolti dalle scatole. Sta diventando veramente una cosa tragica. Cioè, non so se rendo l'idea, ma quello non esce. Apri la boccuccia, fai... Ah! Dai, su! No, raga, ha chiuso. No, raga, ha chiuso. Sì, apri sto cavolo. No, no. Ce l'hai tregua? Non ti ho fatto nulla, per favore. Cioè, sta calmo, resta lì. La bocca fatta addomesticare. Non andare verso i ceratosauri perché quelli ti fanno la festa. Io te lo dico. Dai. Bravo. Vai, vai, vai. Fermo così, grande. Mamma mia. Che trauma. Alla fine, in qualche modo ce l'abbiamo fatta. 39 livelli in vita, tutto sommato, guarda. Va bene anche così. Peccato i livelli in danno che sono pochissimi, però. Dopo 34, credo di sì. Dopo circa 34 episodi, cavolo, almeno sono riuscito a piarne uno. Per quanto riguarda i ceratosauri, livello 50, quello lì, 120, tra l'altro, con delle statistiche veramente terrificanti. Se non sbaglio però erano tre. Quel T-Rex tipo. Ma insomma c'è delle stat pure questo pessime. Sì, ma io ripeto, erano tre i ceratosauri. Il terzo tipo che fine ha fatto? Va capì. Tra l'altro ci conta che il Denosuchus ancora è lì. E magari salviamo i dati. Che non si sa mai. A questo punto vorrei fare giusto un altro giro in palude. Non penso che ne troviamo un altro di livello alto, però già se ne riuscissimo a trovare uno maschio al 120, già non sarebbe proprio malissimo. Tanto 28 livelli in danno in realtà sono veramente pochi. Quel cielo è tipo un tonno. Non so dove è finito, ma 3,58. È praticamente un delfino. Allora, vediamo un attimino. Da ste parti. Tra l'altro ho messo il conteggio dei dino invece che per 2, per 3. Quindi in una zona
Invece che esserci, non lo so, tre dino, ce ne sono nove. Quindi vediamo un attimo. Tipo questo. No, a livello 60 sto scherzando, niente. Dovremmo andare tipo verso di là. Praticamente qui non ci siamo passati. Quindi ci facciamo tutto questo giro qui. E poi a quel punto da lì, se non riusciamo a trovare nessun Deinosuchus, comunque siamo in una zona abbastanza buona, almeno per riuscire a trovare qualche lumachino, no? Ma quello tipo? Ecco, 110. Quasi quasi. Questa è femmina, quella è maschio. 19 livelli in danno, cavolo. Allora, facciamo una cosa. Ce lo marco. Allora, Deino 19. Che sarebbero i livelli in danno. Così almeno, se non ne troviamo un altro, recuperiamo quello lì, no? Non si vede un cavolo. Ce la versa anche metà altri due alberi, eh. Ma scusa, un po' atterrato. Volevo pigliare la macchina. No, eh. Livello 50. Ma lasciamo un attimo qui. Tutto tranquillo. Allora. Ma che cavolo. Vabbè, gli ho dato un colpo in più, ma non fa nulla. E niente, purtroppo non ci sono altri coccodrilli, quindi magari ci conviene andare a recuperare quello che abbiamo lasciato indietro. Però prima vorrei recuperare anche un paio di lumachine. Dormi su. Che cavolo di livello è 140? Quante ne mangi? 3. E chi ce l'ha 3? Mi dispiace lumachina, ma non è proprio fattibile. E nulla, aspettiamo un attimino che si addomesticano le lumachine e poi ci andiamo a recuperare quello al 115, mi sembra. Almeno così con tre lumachine un pochettino di cemento in più si produce. Che comunque, meglio di niente. Magari questa qui si addomestica, sarebbe fantastico. Tappa pure notte, quindi tra pochi i Troodon cominciano a fare i pazzi. Ma quello è un titanoboa gigante, tipo, non lo so. Se hai visto un titanoboa enorme là davanti, fa capire. Allora, lumachina recuperata. Solo un secondo. Ole. Ora direi che ce ne possiamo anche andare dall'alto dei Nosucus, no? Mi sembra di sentire un tiracolo. No? Vabbè. Sarco? Ovviamente. Il cavolo di Sarco so ovunque. Allora. E niente, andiamo qua davanti. Aia. No? Pensavo che ci arrivava il rampino, invece no. Mamma che paura, come fa a pigliare questo però. Ora va a capire se c'ha la bocca aperta oppure no. No, che non ce l'ha aperto. No. Dai, però, che cavolo. Ha mangiato. Via, 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 via. Fuga, fuga, fuga. Ma io ti do le crocchette e tu mi vuoi mangiare, ma che cavolo? Non ti abbassano i crocchette, così mangiamo. No, magna del fiume. Urca che botta gli ha dato.
Mi dispiace piccolo, ma altrimenti quello sabbia con noi, mica sabbia con te. Poi se si ferma da qualche parte e si lascia addomesticare. Veloce. E prova a correre. Non mangia! Ha mangiato, niente. Mi sono pigliato una paura pazzesca. Ho detto cavolo, ora ci do un morso. Allora, i livelli in danno 27, cavolo. Vabbè dai, però almeno ci possiamo fare il cucciolo. C'è 30%. Stai fermo. C'è 30% di danno in più, no? Tanto io di tra 27 e 28 di danno. Se piglia uno, piglia l'altro, cambia poco. E nulla, ce ne torniamo un attimino in base. Poi, visto che è notte, direi ci facciamo l'ovetto. Ce lo schiudiamo. E nulla, poi ci proviamo il Denosuchus però con l'imprinting. Ci può stare, no? Allora ci siamo. Ole. Ora per favore. Non ci credo. No, dai, non me lo dite. Non ce lo voglio mettere nel cliopod perché altrimenti poi è un casino. Ma no, fermati, fermati. Va tutto bene. Sta calmo, no, no. Ma come sella? C'è la sella a due questo. Però qui in t'accoppi, scusami. C'è pure tu. Che qua, dai, su. Comportate bene. Allora, per quanto riguarda la sella, in realtà non costa nemmeno chissà che. Peccato che non ce l'abbiamo potenziata, però. Purtroppo tocca accontentarsi. Allora, pelle. Proprietà paglia. Fibra. Un po' di lingotto. Deinosuchus, Deinosuchus. Ci serve un altro po' di pelle. Deinosuchus, eccolo qui. Per quanto riguarda invece la chitina, chitina, eccolo qui. Onestamente mi aspettavo ce n'avessimo di più avida. Cioè, comincia a lasciare. Però la carne marcia. Ma che cavolo diversi fa? C'è tipo pieno qui che giustamente sta scadendo. Allora, eccote qui. Almeno ci fa un po' di narcotico, no? Ci avete fatto l'ovetto? Ma fanno l'uovo questi, sì. Cioè alla fine dovrebbero essere tipo come al sarco, no? Tra l'altro è gigante in confronto al Sark. Cioè, guardate il Sark e guardate quello. Vediamo un po'. Avete fatto? Sì. Allora. Andiamo un attimo dall'Oviraptor. Allora, un attimino che disattiviamo. Cavolo, non ci ha piato l'uovo. C'è qualcosa che non mi torna. Mi sembra una grande fregatura. 11.000 di vita ci aveva. Comunque di vita ce n'hanno, eh. Cavolo. No, raga, niente. L'ovetto si è perso nel tempo e nello spazio, tipo. Che vedevo di? Ma va a capire.
andato in cooldown, ma non ci ha dato luogo. Vabbè, allora, tasto destro, carica praticamente il morso, quello pazzesco. E poi giustamente va in cooldown. Tra l'altro, stiamo a morire di fame. Quasi chiude. Come speedrun è velocissimo, con la civa giù. Quando su, semplicemente spazio. Allora, vediamo un po'. Facciamo 300% di danno, così è un attimo più semplice per vedere il danno di base, no? 167. Allora, in teoria dovrebbe avere 55 danno di base. Mi sono allontanato che c'era l'alfano. Invece, per quanto riguarda il morso caricato, mamma mia, 1000. What? Questo qui con l'imprinting e tutti i livelli in danno, tipo, quanto cavolo di danno può fare? Vediamo tipo quanta carne raccoglie pure col morso caricato, nel senso, se fa più danno dovrebbe raccogliere anche più carne, no? Ma penso più o meno lo stesso. 7 livelli con noi, peccato che non ci abbiamo il cucciolo. Ovviamente a fregatura dell'episodio ci doveva essere. Ovviamente, nel senso, l'uovo non si sa che fine ha fatto, va a capire. Vabbè, voglio provare di nuovo col morso caricato, se è possibile. No, comunque da danno ne fa. Avrei voluto provarlo con l'imprinting, però non si può. Proprio la cornice. Aspetta un attimino che si... Carica il morso. Addio. E niente, dai, tocca ritornare dentro. Peccato. Potevamo provare il cucciolo, però sarà per il prossimo episodio, dai. Purtroppo avete visto, è andato in cooldown, ma l'Oviraptor non ce l'aveva. Quindi va a capire che fine ha fatto, può essere ovunque. Oppure doveva stare in acqua, non lo so. Cioè, tocca fare qualche prova. A parte questo, nulla, direi che per oggi è tutto. Spero che comunque questo video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un commento, mi piace e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ciao!